Buonasera, benvenuti sull'Archivista TV, questa è una nuova puntata di Viaggiatori Spazio-Temporale. Entreremo in questo viaggio all'interno di noi stessi. Stasera c'è qui con noi Mauro Longo, lui è uno scrittore che ha iniziato il suo percorso di ricerca dalle filosofie orientali e dal buddismo, che lo ha portato a studiare e praticare gli insegnamenti di varie scuole, trovando infine nella filosofia zen e negli insegnamenti di Eckhart Tolle il suo definitivo approdo spirituale. Anche autore di alcuni libri, per esempio il libro delle edizioni dell'età dell'acquario, Il canto del cuore. Oggi ci parlerà dell'argomento che leggete qua, che scorre, di silenziare la mente e ascoltare il cuore. Buonasera Mauro, benvenuto qui con noi. Buonasera a tutti. Ciao Piero. Ciao, allora, ben arrivato e ringrazio anche Francesco Giacovazzo che ringrazio, assolutamente sì. E mi ha raccomandato molto averti qua come ospite perché per lui sei una persona preziosa e quindi condivido questo suo desiderio, che è poi anche il mio, con i spettatori di stasera che avranno voglia di ascoltare quello che ci dirai. Allora, prima domanda, io ho fatto un breve accenno, vuoi raccontarci un po' di te, come sei arrivato ai percorsi che poi dopo porti avanti? Sì, allora, veramente ho 59 anni da fare tra qualche mese, ho iniziato questo percorso 35 anni fa, più o meno era il 90, e non lo iniziai per curiosità intellettuale, diciamo così, l'ho iniziato perché all'epoca non stavo bene, avevo problemi, nonostante i 25 anni, ma problemi oggi molto diffusi come ansia, depressione, insicurezza, forte stress. Cercai di uscirne nelle maniere più diffuse, più comuni, lecite e meno lecite, ma non mi diede nessun risultato, né a livello di lecite, quindi intendo psicofarmaci, né a livello di meno lecite, sulle quali sorvolerei, diciamo. Bon, dopodiché conosco la mia collega dell'epoca, detta breve, mi parla del buddismo. Io all'epoca non ero interessato, nel senso che la mia vita scorreva molto più semplice, diciamo così, e però dopo un po' di sue insistenze, per fortuna, direi oggi, ma le ho tentate tutte, perché no? E da allora è iniziato un percorso che dura ancora oggi, non è mai finito, fortunatamente, un percorso di grande cambiamento, di grande approfondimento, di grande liberazione, mi verrebbe da dire, da me stesso, dai condizionamenti e dalle sofferenze. Questo è durato in maniera abbastanza pura più o meno un 20-25 anni. Dopodiché una decina di anni fa ho fatto l'incontro abbastanza misticamente con i libri di Eckhart Tolle, prima Il potere di adesso, sul quale sto scrivendo oggi il mio terzo libro, e poi con Un nuovo mondo. Poi ho conosciuto via social Francesco, che è una persona splendida che tutti voi probabilmente conoscono già, e diciamo che ho aperto la mia visuale a ciò
che non era solo buddismo. Ecco, yoga, buddismo, Tao Te Ching, ma anche a da autori laici come Tolle o semi-laici come Osho, come Nisargadatta, eccetera, eccetera. E diciamo che da qui nasce un periodo di grosso studio, di grosso approfondimento unito sempre alla pratica della meditazione che ormai l'ha lasciato. E questo periodo che appunto dura ancora da oggi, poi mi porta a voler mettere per iscritto le mie esperienze, le mie pratiche, le mie sofferenze vissute, vinte o non vinte, e cercare di, diciamo, di trasmettere a più persone possibili come ce l'avevo fatta. Nasce il canto del cuore e dopodiché quello che è il suo seguito, che si chiama Io ci sono. Bon, tutto questo, diciamo, se lo vogliamo riassumere in un concetto base, il concetto base che guida la mia vita da sempre, potrebbe essere riassunto: tutto ciò che accade non sempre dipende da noi, ma la reazione a tutto ciò che accade dipende sempre ed esclusivamente da noi. Quindi meno interesse su cosa accade, perché, per come, la colpa è mia, è tua, la responsabilità, lui ha detto, lei ha fatto, ma maggiore interesse alla mia reazione, perché, come scrivo per esempio nel canto del cuore, noi crediamo di agire, in realtà quasi sempre reagiamo, perché quello che accade esternamente, io dico sempre, è un po' un ferro che cerca una calamita. La calamita è dentro di noi. Se il ferro tocca la calamita, si attacca e chiaramente nasce la sofferenza. Se il ferro non tocca la calamita, a prescindere dalla forza del ferro, non farà nascere la sofferenza. Noi non possiamo lavorare sull'esterno, sul ferro, ciò vuol dire sulle altre persone, su quello che ci accade, ma possiamo sicuramente lavorare per eliminare la nostra calamita. Questo fa sì che al rinnovarsi degli incontri, delle sofferenze, la nostra reazione sarà diversa, più pacata, più consapevole, e meno, diciamo così, sofferente. Importante per me dire che io, nonostante che lega tantissimo, come fa Francesco, sia davvero un lettore compulsivo, ho sempre tenuto indispensabile che questo tipo di argomenti, in particolar modo, scusate, la filosofia orientale sulla quale mi sono appassionato io, alla quale mi sono appassionato io, sia valida solo in un unico caso: se capace di portare una trasformazione vera e concreta nella nostra vita. La conoscenza intellettuale, come la chiamo io, la coscienza fine a se stessa, può andare bene in tanti altri campi, no? Nell'arte, nella storia, nella politica, nella matematica, ma in questo campo, se facciamo nella coscienza valida, è solo quella che è poi trasmessa alla propria vita, riesce a contribuire a un netto miglioramento.
Quindi, compatibilmente con il tempo, quello che vorrei fare oggi, questa sera, è cercare di trasmettervi alcuni argomenti concreti, atteggiamenti concreti che io ho personalmente sperimentato sia nella mia vita che nella vita delle tante persone che seguo anche individualmente. Quindi fondamentalmente vorrei parlarvi di ansia, per esempio. Vorrei parlarvi di paura, di stress e di sensazione di non essere all'altezza, cioè senso di inadeguatezza, cioè di come ciò che ho imparato nella mia vita possa davvero trasformarsi in felicità, cioè non rimanere una conoscenza intellettuale che magari ci fa fare anche delle belle figure quando si parla, ma sia un qualcosa che ci fa andare a letto bene, che ci fa dormire bene, che ci fa svegliare bene, che ci fa vivere bene. Perché Una cosa veramente sentita, nel senso, una cosa come hai detto te, certe esperienze magari fatte solo con la mente, leggendo un bel libro o ascoltando un bel discorso, perché no, anche su YouTube, eccetera. Sì, se rimane a livello mentale, a livello di conoscenza e non viene esattamente. veramente vissuto, non serve a nulla poi, perché poi, anzi, magari diventa anche un blocco, perché a un certo punto credi di essere arrivato, però alla fine. Bravissimo. È esattamente così, esattamente così. Hai letto, studiato, visto tanta roba che pensi, come hai detto tu, giustamente, di essere arrivato e invece poi ogni volta che incontri il famoso ferro, la tua calamita è ben presente dentro di te e scoppia la sofferenza. Il consiglio numero uno che mi permetto di dare e ne ho parlato anche qualche sabato fa, quando sono venuto da te nella tua bellissima libreria, quando vi approcciate a un libro, a un video, a un seminario come quello bellissimo che ha tenuto Francesco, fatelo a mente vuota e mi spiego meglio. C'è una famosa storiella zen che scrivo all'inizio del Canto del Cuore, che dice che un allievo va dal maestro e dice al maestro: "Maestro, trasmettimi tutto ciò che sai." E il maestro prende una tazza di tè vuota, prende de del tè e inizia a versarlo. Versa, 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 lui non si ferma e il tè chiaramente esce. E l'allievo dice: "Ma maestro, che cosa fai?" E lui dice, il maestro dice: "Se tu non farai con la tua mente la stessa cosa che ho fatto io con questa tazza, non riuscirò a trasmetterti nulla." Questo che cosa significa? Che se noi approcciamo un insegnamento, un libro, un maestro, un video, un bellissimo canale YouTube co come il tuo, ma con già in testa tutto, le domande e le risposte, noi potremmo trovare il miglior maestro, il miglior canale di YouTube, il miglior libro, ma apprenderemo dal punto di vista intellettuale, ma non ci rimarrà nulla perché non avevamo fatto spazio. Come mettere quello che fa mia figlia che mette vestiti nell'armadio, mette, 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 e dopodiché non fanno, no, senza togliere quelli vecchi, e dopodiché i vestiti nuovi non entrano più.
Quindi il problema numero uno è se veramente volete fare un tentativo di uscire dalla sofferenza, date la possibilità a quel maestro, a quel libro, a quel canale di parlarvi fino in fondo, di entrare dentro. Perché dico ciò? Perché non è affatto scontato che questo avvenga. Perché tu dici, ma compro un libro, lo faccio per trasformare. Sì, vado a un seminario dove magari spendo anche dei soldi. Sì, in realtà, come disse il Buddha, il problema non è il cambiamento, che è inevitabile, ma è la resistenza al cambiamento, che è presente e forte dentro tutti noi. Noi vogliamo cambiare abbastanza, nel senso che noi spesso vogliamo stare un po' meglio. Noi vogliamo vivacchiare, come facciamo da sempre, o quasi sempre. Perché in realtà noi siamo identificati con tutta la nostra storia. Con le nostre idee, con i nostri errori, anche con le nostre sofferenze. Quando parleremo di ansia, spiegherò proprio bene perché l'ansioso in realtà fa fatica a liberarsi dall'ansia, perché si identifica con la malattia stessa, no? Esempio tipico è della persona che dice: sono ansioso e non soffro di ansia, che è un'altra cosa. Sono ansioso, dimostra la totale identificazione con la materia. Quindi, se io smetto di esserlo, chi sono poi? È un discorso non semplice, ma cercherò di svilupparlo il meglio possibile. Come possiamo, cioè, allora, e iniziare concretamente il nostro cambiamento. Chiaramente, Pierri, se vuoi interrompermi, fallo quando vuoi, ci mancherebbe altro, sei tu che Va dirigi. bene. Innanzitutto, il primo grande cambiamento è diventare osservatori della propria mente, cosa che noi non siamo abituati a fare assolutamente, in Occidente perlomeno. Perché? Perché se io osservo la mia mente, vuol dire che non sono la mia mente. Perché se la osservo, ci sto sopra. Se non sono la mia mente, come effettivamente è, allora posso trasformare la mia mente. Il problema, come spiega Cartolle molto bene, è che noi diventiamo lo strumento si è impossessato di noi. Non siamo più noi che gestiamo la mente come dovrebbe essere, ma è la mente che attraverso i condizionamenti del passato, le paure, gli schemi, le abitudini, cioè ormai gestisce quasi automaticamente la propria vita. Quindi diventare osservatori della propria mente. Quindi cominciare a vedere il pensiero, che cosa ci dice, che cosa fa, che cosa, dove ci vuole portare. Dà una grossa sensazione di distacco. Cioè la mente non è più la nostra totalità, ma è come deve essere. Un organo, chiamiamolo così, al nostro servizio. Osservare la propria mente significa osservare le proprie paure, i propri timori, esattamente come facciamo con il fisico, no? Io mi osservo un naso, un orecchio, un occhiale e fa esattamente così. Ma come possiamo farlo? Perché osservare la propria mente ha parole po
può sembrare semplice. In realtà, siccome non lo facciamo mai, non lo è così semplice. Allora, la mia esperienza dice, attraverso la pratica della consapevolezza e in particolar modo la pratica della meditazione. Nel canto del cuore ne parlo subito, la meditazione, perché? Perché la meditazione ha purtroppo in Occidente un'aurea mistica, c'è una roba che la rende inavvicinabile, ma la perché ci si immagina seduti su un cuscino per delle ore con l'incenso, con la candela, con le immagini, anche, ma non è quella la meditazione. Quella è la meditazione che si fa nei monasteri, quella è la meditazione di chi ha dedicato tutta la sua vita alla meditazione. La meditazione è, esempio, nel canto del cuore, divido meditazione formale da meditazione informale. Vi vorrei leggere che cosa dice in proposito Osho sulla meditazione, che dice: qualsiasi cosa fai con consapevolezza, qualsiasi cosa fai con consapevolezza è meditazione. L'azione non è rilevante, è la qualità che metti nell'azione che lo è. Camminare può essere una meditazione se cammini con attenzione. Stare seduto può essere una meditazione se stai seduto con meditazione. Ascoltare chi ti parla può essere una meditazione se ascolti con attenzione. La cosa essenziale è questa: non vivere come un sonnambulo. Allora, qualsiasi cosa fai è meditazione. Quindi la meditazione è sì mettersi sul cuscino, come faccio io da tanti anni con l'incenso, cioè benissimo, ma la meditazione è semplicemente vivere con attenzione, vivere con consapevolezza. Molti si allontanano dalla meditazione proprio perché hanno questa immagine mistica. Ma come faccio? Io lavoro, ho una famiglia, una casa, un marito, una moglie, dei figli, tutte robe che ho anche io. Ma come faccio? Allora, al di là del tempo, che io dico essere l'allenamento della mattina, dove si gioca è dopo. Quindi la vera meditazione è camminare con consapevolezza, parlare con consapevolezza, fare con consapevolezza. Io in ufficio vengo, tra virgolette, sfottuto perché sono quello zen che fa una cosa alla volta, no? Io sono contro il multitasking e non è vero che ormai sia diventato impossibile perché io ho una moglie, due figlie, adolescenti, un lavoro, cioè. Il multitasking è una malattia dalla quale si può uscire, ma è una malattia. Quindi, che cosa serve diventare consapevoli? Ad affrontare al netto delle paure e dei condizionamenti del nostro passato tutto ciò che accade al netto, cosa che non accade mai. Noi, come scrivo nel libro, quando ci relazioniamo con una persona, molto spesso in lui c'è qualcosa che lo lega al nostro passato. Faccio esempio, io avevo un genitore burbero, molto un maresciallo dell'esercito, uno di altri tempi, diciamo così, sia apprensivo che burbero, e tutte le volte ma anche dopo anni e anni e anni, dopo 20 anni, incontravo persone che risvegliavano, cioè, in me quella sensazione, diventavo il bambino che si spaventava e non riuscivo a capire.
ci sono arrivato dopo, ma perché questa persona o queste persone risvegliavano, cioè c'è in me il genitore burbero, no? Quindi vivere con consapevolezza significa meditare tutto il giorno possibilmente, ma non prendetela come un impegno. Meditare tutto il giorno vuol dire semplicemente quando taglio una zucchina. Essere sempre in uno stato di presenza continua, senza magari sforzo, perché il problema, uno dei problemi che secondo me crea magari stress, ansia alle persone è proprio il raggiungimento di uno scopo. E se questo lo porti magari nelle pratiche devo imparare a meditare, devo imparare a non avere pensieri, devo imparare se si interpreta ancora quel personaggio che vuol raggiungere un qualcosa senza stare nell'attimo, come dicevi te, di presenza. Taglio la zucchina senza nessuno sforzo, taglio la zucchina in questo momento, non pensando di arrivare a fare il Master Chef. Bravissimo, d'accordissimo. D'accordo su tutto ciò che hai detto, mi permetto di aggiungere ancora una cosa che mi hai fatto venire in mente. Uno dei limiti per i quali le persone perdono la possibilità di meditare, perché è veramente perdere una grande possibilità, è proprio perché si pensa che chi medita debba stare per mezz'ora senza pensieri. È impossibile. Cioè, una cosa così la sa fare il Dalai Lama, la sa fare Thich Nhat Hanh e molti altri, ma del mestiere, diciamo. La meditazione non è, o meglio, per i primi tempi, ma anche per i primi anni, non è assenza di pensiero, perché è impossibile. Perché la nostra mente, ed è uno dei problemi più importanti che abbiamo noi, lavora quotidianamente, costantemente, il rumore di fondo è perenne. La meditazione è vedere il pensiero che arriva, non aggrapparsi e farlo uscire dall'altra parte. Questa è la meditazione. Poi è normale che negli anni si migliora, come in ogni cosa. Quindi mirerà dapprima la qualità dei nostri pensieri, poi mirerà, o nello stesso tempo, la quantità dei nostri pensieri. E man mano cominceremo a vivere con meno pensieri. Ma bisogna assolutamente togliersi dalla mente che la meditazione sia il vuoto. Per questo motivo tante persone smettono, perché si immaginano, no, subito, possiamo dire, il massimo, e non è possibile. Come in qualunque cosa, in qualunque sport, non arrivi subito a, ti alleggi, sono dei passi. Quindi è fondamentale per chi si approccia capire che l'osservazione dei propri pensieri, il non attaccamento, è già meditazione. Assolutamente. Assolutamente. Poiché abbiamo detto la meditazione, la consapevolezza, l'osservazione della propria mente, una cosa di base che sottovalutiamo tutti, perché la facciamo da sempre, è imparare a respirare. Sembra una banalità, perché noi respiriamo da quando nasciamo all'ultimo istante della nostra vita, ma proprio per questo motivo sottovalutiamo enormemente il potere del respiro. Il respiro profondo, consapevole, è il miglior psicofarmaco del mondo, è il miglior ansiolitico del mondo, e ve lo dice uno che di Xanax ne ha consumati a bizzeffe. La
Per esempio, la nostra mente, quando va in ansia, l'ansia è caratterizzata da due cose: da un'assenza totale nel momento presente, perché l'ansia è l'anticipazione del futuro, cioè pensare che domani ho un esame e chissà come va, per semplificare. L'ansia è la totale assenza dal momento presente ed è caratterizzata da un respiro breve e affannato. Quindi, come dico spesso, il fuoco si spegne con l'acqua. Se ho un respiro breve e affannato che trasmette alla mia mente messaggi ansiogeni, devo respirare subito, profondamente e a lungo, perché la mente, do alla mia mente il messaggio opposto, va tutto bene. Cioè, se io imparo a respirare profondamente, nei momenti di difficoltà, che può essere al lavoro, sul pullman, in macchina, dovunque, trasmetto dal primo respiro che faccio, 6-7 secondi di inspirazione e altrettanti di espirazione, trasmetto subito alla mia mente il messaggio: va tutto bene. Quindi utilizzare il respiro, imparare, perché già lo facciamo, evidentemente, ma imparare ad utilizzare l'arma potentissima, anche se parlare di armi ora, insomma, diciamo che non è il momento giusto, ma vabbè, il metodo, diciamo così, che è un po' meglio, respiro è di importanza capitale. E come viaggiare, io mi ricordo i primi anni, i primi tempi dove non avevo ancora iniziato tutto questo, dove non uscivo di casa se non avevo in tasca comunque uno Xanax. Comunque dovevo averlo. Poi non lo usavo per settimane, magari, ma dovevo averlo. Non uscivo assolutamente. La meditazione, il respiro prende il posto dello Xanax. Il respiro, che è sempre dentro di noi, ovviamente, non possiamo dimenticarcelo, è il più potente degli ansiolitici possibili. Quindi, una volta che abbiamo imparato ad osservare, cioè che abbiamo iniziato, ecco, non abbiamo mai fretta, no? Si dice nel buddismo Zen che l'errore del meditante è sedersi con lo scopo di, che è comprensibile. Io inizio a meditare perché ho voglia di vivere, cioè, una vita migliore, no? Voglio trasformare la mia mente, le mie paure, le mie ansie, giusto. Ma quando mi siedo, non devo avere questo pensiero. Quando mi siedo e basta. Questo è svuotare la mente. Thich Nhat Hanh diceva il segreto dello Zen è: quando bevi, bevi, quando mangi, mangi. Cioè, il collegare la meditazione a risultati fa scemare gli effetti della meditazione. Cioè, si medita per il gusto di farlo, esattamente come mangiare. È ovvio che si mangia perché è indispensabile, è ovvio. Noi lo sappiamo bene, ma quando siamo nell'atto di mangiare, bisogna mangiare per il gusto di farlo, assaporando, sentendo sapori, profumi, osservando. Adesso non riusciremo di oggi, ma ho scritto anche molte cose appunto sull'alimentazione, non su cosa mangiare, ma su come farlo. Quindi c'è per esempio il non mangiare
Purtroppo oggi tantissimi, io lo vedo in ufficio, sono credo l'unico che mangia e basta. Il 90% mangia con lo smartphone in mano, purtroppo. Io uso lo smartphone, ci mancherebbe altro, ma quando serve. Mangiano con il libro in mano. Io leggo moltissimo, ma non quando mangio. Cioè, quando mangiamo, mangiamo. Cioè, impariamo a fare le cose per il gusto di farle. Io ho una figlia che fa agonismo di nuoto, anzi quasi tutte e due, e quando lei va a fare qualche gara, perché è a livello abbastanza importante, i nonni vinci, porta la medaglia, porta questo. Io sono l'unico che dice divertiti, perché ho capito nella mia vita, a mie spese, ma fortunatamente, che bisogna imparare a fare per il gusto di fare, solo così arriveranno poi i risultati, cioè slegandoli, slegandoli, ciò che faccio da quello che potrebbe essere, che potrebbe essere il risultato. Quindi questo è importantissimo, perché ci permette davvero di agire consapevolmente. Poi, fondamentalmente, poi se vuoi parliamo espressamente di qualche consiglio sull'ansia, sulle cose da non fare, da fare o da non fare, fondamentalmente. Accettiamo chi siamo. Sì, se vuoi dare magari anche qualche consiglio, qualche esercizio per entrare in determinati stati di meditazione o di consapevolezza o di presenza e anche qualche consiglio per non farsi prendere dall'ansia o da queste problematiche. Assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda la meditazione, ci siamo già detti, diciamo, tra virgolette, c'è abbastanza. Nel senso che se ne detevi in un posto chiaramente silenzioso, se siete a casa vostra o insomma, in un posto che vi permetta, cioè c'è un minimo di riservatezza, in posizione eretta, cioè non, no? Perché non dimentichiamoci che la posizione riflette il nostro stato d'animo. Noi, come dice, come insegna Francesco, dobbiamo già assumere ciò che vorremmo. Quindi, se per assurdo io voglio diventare bravo come Thich Nhat Hanh, devo cominciare assumendo la posizione che lui ha, no? Se voglio diventare un insegnante di meditazione, devo cominciare assumendo la posizione fisica che loro tengono. Quindi è importante sedersi o chi può inginocchiarsi, chi non può. Io, per esempio, ho dei problemi alle ginocchia da un paio d'anni, mi metto su una sedia, ma non cambia nulla, fermi, perché il corpo fermo porta a mente ferma e non l'opposto. Non muoversi è importante non perché sia una regola scritta, ma semplicemente perché la stabilità del corpo porta alla stabilità della mente. E andare. Quanto non c'è un limite, ci sono azioni guidate oppure no. Io ne ho fatte alcune che mando a chi seguo, ma se ne trovano tanti. Diciamo che questo può essere un inizio di meditazione. Per quanto riguarda l'ansia, che vedo che il tempo, ahimè, scorre, due o tre consigli di base possono essere. Prima di tutto, prendo dal mio libro, accetta finalmente di essere ansioso. Accettalo.
Molti non lo accettano perché hanno paura dell'ansia. Perché chi ha vissuto come me di ansia sa che è una brutta bestia. L'ansia ti fa perdere sicurezza, presenza, ti fa perdere tanto. Quindi si ha paura e qui scrivo, nessun disturbo può essere affrontato se prima non ammetti con te stesso di averlo. Se fingi di non essere ansioso, non affronterai mai il problema, permettendogli così di rovinarti la vita. Chi accetta può cambiare, chi non accetta può solo subire. Poi, qua lo saltiamo perché scrivo concentrati sul momento presente e mi sembra che lo siamo detto già abbastanza. E poi dico, non devi capire tutto ciò che accade. Tipico dell'ansioso è capire, immaginare tutto ciò che accade. Terribile. E so di che cosa parlo. L'ansioso vuole capire perché ho avuto la somatizzazione, non abbiamo il tempo, ma sarebbe bello anche parlare delle somatizzazioni. L'ansioso vuole capire perché mi è scattata, se è stata mia moglie, mio marito, la macchina, vuole capire tutto. Io dico sempre, l'ansioso c'è invece di occuparsi, si preoccupa. E questa è la grossa differenza. Qui scrivo, non devi capire tutto ciò che accade, rilassati, lascia che la vita, almeno in parte, resti un mistero. Accade, accetta il fatto che alcune cose accadono senza una motivazione particolare. Non cercare di personalizzare tutto ciò che ti succede. Devi vivere e non interpretare ogni cosa che ti circonda. L'ansia sarà distrutta da questo atteggiamento. Non essere multitasking, lo siamo appena detto. Poi, per esempio, dico non lasciare impegni in sospeso. Il rimandare, ne parlo in entrambi i libri, è sempre sbagliato. Perché? Perché se rimando un qualcosa che mi piace fare, potrei anche non avere più la possibilità di farlo. Chi lo sa, quello che accade domani. Se rimando qualcosa che non voglio fare, il pensiero mi tormenterà la mente fino a che non lo faccio. Rimandare è deleterio in qualunque caso. E nell'ansioso è ancora di più. Perché se io devo fare un esame del sangue, perché c'è qualcosa che non va e non lo faccio, la mia mente dove va? Ha l'esame del sangue che manca. Ha l'esame del sangue che cosa mi dirà, cosa mi farà, eccetera, eccetera. Quindi il non rimandare è sicuramente una delle cose che l'ansioso non può fare. Per quanto riguarda, ad esempio, lo stress, anche lì il rallentare la consapevolezza. C'è un paragrafo dove scrivo: prendi atto che non puoi fare tutto ora. Basta. Qualcosa riuscirai a farlo e qualcosa no. Cioè, liberati dal pensiero di dover fare tutto. E qui entriamo in un altro tema: non devi dimostrare nulla a nessuno. Noi molto spesso ci sentiamo per motivi ancestrali, ma legati alla nostra infanzia, principalmente di dover dimostrare di essere all'altezza, di dover soddisfare le
alle tue aspettative. Io in questo video mi approccio per la prima volta con i tuoi spettatori e sarebbe normale avere un'ansia da prestazione, no? Cercare di soddisfare sia le tue aspettative che quelle dei tuoi ascoltatori, ma così non dimostri nulla. Io mi sforzo di essere ciò che sono, di trasmettervi ciò che so. E come va? Nel senso che l'esigenza di dimostrarmi all'altezza l'ho vinta molto tempo fa. Termino con la lettura del libro, poi vedi tu a che punto siamo con alcuni consigli. C'è un capitolo del libro, l'ultimo, se non erro, che un attimo solo. Intanto vi faccio vedere la copertina di questo libro che vi ha nominato, non so se all'inizio l'ho fatto vedere, per l'interesse ho anche il banner qui, quindi se la volete acquistare, il libro tra l'altro lo vendiamo anche qua in libreria se volete, comunque nelle migliori librerie. Adesso taccio e ti lascio proseguire nel discorso. Sì, poi ti butto che ho scritto poi un seguito che questo qua, che va a chiudere il discorso. Cioè, comunque, ho intitolato l'ultimo capitolo Non lo fare. Cioè, dico, ci sono dei pensieri e dei atteggiamenti che danneggiano pesantemente la qualità delle nostre giornate. Cioè, cerchiamo di vederne alcuni. Non cercare di essere perfetto. È molto importante sapere che anche se il 90% di noi dice ah no, ma a me quello che pensano gli altri no, non mi interessa, cioè assolutamente. Non è così. Non è così perché è una roba che arriva, come spiega qualunque libro di psicologia, dall'infanzia. Il bambino cerca di soddisfare i propri genitori in ogni modo e quindi fa cose, poi se ci sarà curiosità ne parleremo meglio, ma fa cose che non vorrebbe fare proprio per soddisfare le altrui aspettative. Questo atteggiamento, non so se molti di voi sanno che il nostro carattere si forma al 90% nei primi 7-8 anni della nostra vita. Dopo si sommano delle cose, ma è lì che si sviluppa gran parte di ciò che siamo oggi. Quindi dico, ci è stato insegnato a essere, o meglio, a dimostrare di essere perfetti. Ci sono stati dati dei modelli di perfezione. Ricordi quando magari mi dicevano guarda tuo cugino, tua sorella, quell'amico, cioè c'è sempre qualcuno meglio di te, cacchio, no? E tu questa roba la interiorizzi profondamente. Loro, i nostri genitori, io sono genitore, non lo fanno per cattiveria, è che anche loro sono stati istruiti così. Come dico, quando si nasce si entra in un programma mentale, in un programma educativo che si trasmette di generazione in generazione. Dico, ora sei adulto, spezza la catena del confronto con gli altri. La vita non è una gara. Sii te stesso con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Non devi dimostrare niente a nessuno. No, smetti di fare la
guerra, sii in pace con te stesso. Poi dico un'altra cosa, non fare, non lamentarti. Lo facciamo tutti, chi più chi meno. È il tempo, è il mal di schiena, è il lavoro, è i soldi, è la pasta scotta, lo facciamo tutti. Se una situazione non ti piace, hai due possibilità, o cambiarla o accettarla, come insegna Eckhart Tolle. La terza possibilità è la lamentela. Lamentarsi è totalmente inutile, oltre che dannoso. Farlo è il segnale che non accetti il momento presente, che è l'unico vero di cui puoi veramente disporre. Oltretutto, il lamentoso è qualcuno che alla lunga diventa anche pesante e antipatico. Chi sta volentieri in compagnia di un lamentoso? Nessuno. Smetti di covare rancore e risentimento. Un antico detto buddista dice: perdona non perché gli altri meritino il perdono, ma perché tu meriti la pace. Qua cioè, si aprirebbe un altro capitolo gigantesco che accenno solo, ma non abbiamo il tempo di parlare. Molto spesso, anzi, l'invito è fatevi quando avete una discussione con chiunque, fatevi interiormente questa domanda: voglio avere la pace o voglio avere ragione? Vedrete che molto spesso la risposta vera sarà la seconda, perché noi vogliamo avere la pace, ovvio, chi non vuole, ma in realtà, siccome ci hanno insegnato che chi ha torto è in pericolo, chi viene attaccato solo sopraffatto, in realtà uno dei motivi fondamentali delle nostre sofferenze è che vogliamo avere ragione e non la pace. Poi dico, non pensare o non vivere a quello che Tolle chiama il tempo psicologico. Nel nuovo libro ne parlo molto, che sto facendo, ne parlo spesso. Il tempo psicologico è il passato e il futuro. Uno non esiste più, l'altro non esiste ancora. Lasciamoli perdere. Il rischio è reale, che vivendo di cose passate, belle o brutte che siano, o cercando di anticipare le cose future, cosa tra l'altro impossibile, ci perdiamo l'unico vero momento della nostra vita, il momento presente. Tutti noi dicono spesso, o hanno detto, anche se mi se sembra ieri che facevo quella determinata cosa. Mi sembra ieri che sono venuto da te a Bergamo. Perché? Perché siamo disattenti. Il tempo che abbiamo non è poco, perché eccetto purtroppo accadimenti che non dipendono da noi, ma 80 anni non sono pochi. Il problema è che ne sprechiamo buonissima parte. Il problema è che se ponendo di dormire 8 ore, 16 non sono poche, il problema è che le buttiamo. Quando io in ufficio sento dire: ah, no, non vedo l'ora che arriva venerdì. Ma no, è ovvio che ben venga il sabato, ma non vedo l'ora che arriva venerdì. Vuol dire, mi autorizzo a buttare martedì, mercoledì e giovedì. Cazzo, ma non me ne restituisce nessuno. Nessuno.
Quindi, nella giusta attesa del weekend, godiamoci quello che c'è. Tanto, attenti o no, il weekend arriva comunque. Non abbiate timori, ci arriva comunque. Poi dico brevissimamente, non fare cose sbagliate perché le hai sempre fatte. Come quelli che dicono inizio a meditare ormai, ma ormai cosa? C'è un insegnante zen buddista che io consiglio assolutamente, morto un paio di anni fa, che si chiama Charlotte Yoko Beck, sono stati tradotti in questa lingua tre libri bellissimi, è morta a 92 anni, ma ha iniziato a praticare il buddismo zen a 50 ed era separata con due figli. Poi è diventata monaca zen, ma a 50 anni. Quindi non è mai tardi. E il messaggio, non siate rassegnati, non è tardi. Anche se avete un'età, non è tardi. Perché non è tardi. Poi gli dico, non pensare a ciò che ti manca, non controllare. Questa roba di controllare tutto ciò che accade è un veleno. Lasciate andare. Tanto, se deve ci accadere, accadrà. Ma perlomeno non ci avete buttato l'energia. Non trattenere. Quando facciamo una discussione, Cartolle nel Potere di Adesso, secondo me, fa un bellissimo esempio delle anatre, no? Le anatre quando litigano, si beccano, si fanno i loro disturbi, eccetera, eccetera, dopodiché, quando smettono, si girano, si allontanano e sbattono le ali, come dire boh, basta. Invece noi, quando facciamo una discussione al lavoro, con la moglie, col marito, con i figli e con chiunque altro, la discussione finisce alle 21 e noi andiamo avanti alle 22, alle 23 nella nostra mente. Lei mi ha detto questo, io ho detto quello, con i dialoghi mentali che facciamo tutti, ma sono distruzione. Allora, termino qui attraverso la prima cosa che ho detto, e spero di avere detto più possibile, ovvio che non l'ho fatto, ma spero di avervi dato un inizio, e attraverso l'osservazione della nostra mente cominciamo a vedere tutte queste cose, la presenza mentale. Allora comincio a vedere che se io litigo con un collega e la notte nel letto sto pensando a quel collega, è come se lo invitassi nel letto insieme a me. Lui è lì con me, non fisicamente ma emotivamente, e gli sto permettendo di rovinarmi la nottata. Per questo dico, noi non possiamo lavorare su quello che fanno gli altri, perché gli altri sono gli altri, ma possiamo lavorare su come gestiamo noi le nostre emozioni. Il rancore, non dimenticate mai che avvelena chi lo prova, non l'altra persona. Se io penso a te in malo modo, sono io che mi sto avvelenando il fegato, come si dice. Tu magari sei alle Bahamas sul lettino, che ti fai i cacchi tuoi, e invece io sono lì che penso, Pierre mi ha detto. Il rancore avvelena la vita di chi lo vive. Quindi smettete subito. Hai detto diverse cose, hai gettato diversi semi, logicamente anche, mi sento di dire anche questa cosa, negli insegnamenti, quando appunto si vede un video, si legge un libro, eccetera, non bisogna avere quella,
Quella, diciamo, la fame, sì, il giusto appetito per gustare, come parlando in termine culinario, per gustare praticamente ma anche il romanzo, tutto quello che ci fa piacere, o per apprendere degli insegnamenti, sì, l'appetito, ma quella famelica fame che ti porta a divorare tutto e tutti. Concetti, eccetera, questa corsa verso poi alla morte, perché è una corsa che si va velocemente, non si aspetta, non si vivono i giorni, il martedì, mercoledì, perché deve essere venerdì e sabato, e poi estate, alla fine ti portano a fare una non vita alla rincorsa, e portando sicuramente delle malattie che non so se portano alla depressione, ma sicuramente allo stress. Sì, Assolutamente. ci divorano gli insegnamenti senza capirli bene, pensando di diventare chissà chi. Alla fine non bisogna diventare chissà chi, ma bisogna scoprire se stessi. Assolutamente, assolutamente. Bene, ricordo di nuovo il tuo libro. Ti Grazie tanto. ringrazio. Io, no, fammi ringraziare io te, la tua libreria bellissima, davvero che nella vostra zona vada, perché chi è appassionato di questi temi è meravigliosa. Francesco, che conosco da tanti anni, e veramente chi non lo fa già, cioè, ti invito a stargli appiccicato. E l'ultimo messaggio è: non vi rassegnate, nessun problema è irrisolvibile. Ho cercato di accennarvi ai miei, ma ovviamente non parlavo di me, non potevo togliere, ma vi assicuro che io ho conosciuto il fondo. Non è mai tardi, non è vero che servono anni, serve una decisione. L'altro libro, io ci sono, c'è un capitolo che dico è l'azione che cambia la vita. Noi possiamo decidere di diventare non Thich Nhat Hanh, meglio di Thich Nhat Hanh da domani. No, non abbiamo bisogno di 25 anni di... È ovvio che tutto fa, libri, sicuramente, corsi, seminari, poi c'è poi oggi il web. Ti offre mille possibilità come voi, come il tuo canale, sì, ma non pensate che se avete 30, 40 o 50 anni o anche oltre sia tardi, perché non lo è. Come racconta Eckhart Tolle, la sua vita cambiò in una notte. Ora forse a noi ne servirà qualcuno in più, non è detto. Ma veramente, se lasciate andare, se vi affidate, chiamatelo come volete, chiamatelo Dio, chiamatelo Buddha, chiamatelo universo, chiamatelo come volete, ma se vi affidate alla vostra vita, io i benefici più grandi, e spero di aver modo di raccontarvelo, li ho avuti quando mi sono affidato. Quando, come dice il titolo del mio libro, è il sottotitolo, silenzia la tua mente e ascolta il tuo cuore. Purtroppo no, noi siamo occidentali, perché dico purtroppo, perché nati col cogito ergo sum, penso dunque sono, e invece no, sono molto più di ciò che penso. Quindi per favore, a prescindere da me, no, non sono nessuno, ma non vi rassegnate, perché quello che vogliono loro, la felicità è a portata di mano. Ci vuole impegno. I miracoli li faceva Vannamarchi, non io. Ci vuole impegno giornaliero, quotidiano, un lavoro su se stessi che non gratifica mai, ma non vi rassegnate. Qualunque sofferenza può essere vinta, compresa la paura delle paure, che è quella della morte.
Grazie. Grazie Mauro e grazie a tutti quelli che hanno passato questa sera insieme a noi. Buona serata a tutti. Buonanotte, ciao a tutti, ciao.